Piero Rolando Perino, sindaco di Prescorsano, la piazza della cultura del tuo paese che si arricchisce ancora di uno splendido monumento dedicato a quella che è la seconda società più antica del paese. Immagino anche la soddisfazione non solo da cittadino e come sindaco, ma anche come rappresentante di un paese che ha voglia di crescere e che alla fine si mette a disposizione sempre di quelle che sono le realtà che ci sono sul territorio. Assolutamente, ci pregiamo del fatto di essere un paese molto unito in cui tutte le associazioni collaborano con l'amministrazione proprio per far crescere questo territorio. Non ci siamo assolutamente, diciamo, sottratti dal compito di festeggiare e onorare il 100° anniversario della Società Filarmonica, e per questo ci siamo anzi fatti artefici di donare alla Società Filarmonica, ma in realtà a tutto il paese, questo monumento. È un monumento, come abbiamo detto, che aveva come ambizione l'essere funzionale, oltre all'essere appunto a disposizione del paese stesso. E quindi nasce di qua l'idea di creare questa piccola fontana, questo piccolo punto acqua che coniuga appunto l'aspetto monumentale di ricordo del 100° anniversario con una fruizione invece quotidiana, che è quello che ci siamo detti, essere lo spirito della banda, quindi passare nella storia, ma nello stesso tempo essere quotidiana e sempre attuale. Quindi bellissimo questo momento di festa del paese, di festa di tutti, e bellissimo il fatto di vedere dei nuovi giovani che hanno voglia di imparare a suonare, perché effettivamente la musica è festa e soprattutto è paese. Siamo con Gigi Berta, presidente storico dal 1981 della Filarmonica Prascorsanese, un monumento dedicato ai 100 anni della società inaugurato in Piazza della Cultura Prascorsano. Immagino una bella soddisfazione, un sogno che diventa realtà. Sì, è una bella soddisfazione per me e per quelli che io non ho conosciuto, che hanno fondato la banda, questa Società Filarmonica Prascorsanese, che come ho già detto in passato, quei 14-15 personaggi, allora giovani, e hanno iniziato come abbiamo iniziato noi, con fare un po' di baccano nelle case da una parte e dall'altra. Dopodiché è nata sta fanfara, è nata la fanfara, come ho già detto. Dalla fanfara è nata la Società Filarmonica Prescorsanese, che adesso siamo passati col terzo settore all'UPS, quindi abbiamo fatto un passo avanti. Io spero anche nei nostri giovani che sia una cosa positiva, vedendo noi che suonavamo, vedendo cosa si fa nella banda. E con questo io ringrazio tutto il mio direttivo, la mia segretaria che è stata molto efficiente, perché purtroppo abbiamo avuto da fare sia l'altro anno con il centenario, abbiamo fatto il concerto qua in piazza, e adesso abbiamo inaugurato finalmente questo monumento che rimarrà quasi qui per sempre, per un ricordo proprio per chi ha fondato questa banda.